è stata sulla passerella, secondo lei? Guardi, valuti lei, una missione di 7 ore mi dica quanto possa essere risolutiva. A me pare che tutto quello che il governo sta facendo, e prima di lui quello che ha fatto il governo Letta, e prima di lui quello che ha fatto il governo Monti, sia solamente passerella, perché noi non abbiamo fatto l'unica cosa che avremmo dovuto fare dall'inizio, e cioè chiedere la convocazione del Consiglio della NATO e dichiarare che avremmo ritirato tutte le nostre truppe da ogni missione nella quale sono impegnate una settimana, fin quando questi due militari non sarebbero tornati in Italia. Invece noi abbiamo continuato a piegare la testa, abbiamo continuato ad aspettare un buon segnale da parte dell'India, e diamo così l'idea che l'Italia abbandona i suoi uomini in divisa. Motivo per cui, insisto, noi abbiamo qui due sagome, una di Renzi e una di Napolitano. Se io fossi il Presidente della Repubblica, se fossi il Presidente del Consiglio, chiederei al governo italiano di prendere me in cambio di un mio militare in divisa, perché una nazione seria fa questo e non abbandona due suoi militari come abbiamo fatto noi. Liberate!